Liberi.tv, spazio certi diritti, siamo a Bosco di Rovito, provincia di Cosenza, in compagnia di Fabrizio Paoletti, presidente dell'associazione. Co-presidente dell'associazione Genitori Rainbow e di Anna Maria D'Andrea di Polis Aperta Calabria, giusto? Sì, diciamo Calabria. Do subito la parola ad Anna Maria, proprio perché Anna Maria ci vuole dire alcune cose e presentare le iniziative, insomma, che si sono svolte nel mese di maggio. Buonasera ai tuoi ascoltatori. Innanzitutto, come hai detto tu, ci troviamo qui a Rovito, ci ha ospitati il nostro amico Stefano, che si mangia bene, quindi facciamo un po' di pubblicità alla pizzeria Paradiso. E niente, avevamo iniziato il mese di maggio contro l'omofobia con tutte le associazioni LGBT di cui fa parte anche Polis Aperta, e volendo ospitare il nostro carissimo amico Fabrizio Paoletti di Genitori Rainbow. Purtroppo a maggio non è stato possibile, allora diciamo che ci siamo incontrati oggi. Per me è stato veramente un grande onore poter avere Fabrizio con noi, che porta sia la sua esperienza sia quella della sua associazione. E Polis ha tenuto in particolar modo ad averlo con noi perché potesse raccontare a tutti i nostri amici della comunità LGBT le esperienze in riferimento ai genitori. E io aggiungo solo una cosa: Polis Aperta, sapete, l'associazione, ci siamo già incontrati due volte, sia io che la presidente Simonetta Moro, è un'associazione che si rivolge soprattutto ai colleghi in divisa, ma non solo. E siamo molto contenti di avere la possibilità di accedere anche a noi al 5 per 1000. E io spero e mi auguro che tutti coloro i quali ci vedono e che indossano la divisa e sono della comunità LGBT ma anche non, voglia avvicinarsi a questa splendida realtà e a questa associazione. Così come sottolineo sempre ogni volta che ci vediamo, chiunque dovesse avere, per ragioni di lavoro o anche di vita personale, problemi di omofobia, di razzismo, di limitazione della libertà, o comunque avesse bisogno di input per tutelare la propria onorabilità o qualsiasi altro tipo di reato legato alla propria condizione omoaffettiva, può rivolgersi sia a Polis Aperta per avere un contributo in termini, diciamo così, di consigli, sia ovviamente noi vorremmo che più persone denuncino alle autorità competenti, quindi polizia, carabinieri, forze dell'ordine in generale e poi magistratura, perché solo uscendo fuori e denunciando gli episodi possiamo finalmente abbattere questa brutta cosa che è l'omofobia in Italia. E per il resto, le associazioni LGBT calabresi si sono date molto da fare nel mese di maggio. Voglio ricordare per esempio la splendida iniziativa di Omocrazia, che è stata un flash mob web, non so se si chiama così, in cui, diciamo così, si è preso candidamente in giro, ma sempre ai fini interessanti di riuscire a colpire l'omofobia, con la scritta Marco Etero, che ognuno di noi ha messo sul proprio profilo Facebook, perché leggiamo spesso scritte che diciamo così colpiscono determinate persone sempre sulla propria omoaffettività. Scrivendo Marco Etero vogliamo semplicemente far capire, hanno voluto far intendere, vogliamo fare capire tutti che non è importante uno come si pone nella propria vita affettiva, se una persona è una brava persona lo è indipendentemente dal proprio gusto sessuale. Speriamo che in Italia, notiamo con piacere le iniziative che
le istituzioni stanno iniziando a portare avanti, la presenza poi al Pride di Palermo, in cui ci saremo anche noi da parte della Presidente della Camera e della Ministra Idem. Confidiamo molto in loro e speriamo che finalmente in Italia si arrivi a una legislazione di favore per tutti noi. Io passo a te la palla, come si suol dire in termini sportivi, e al co-presidente Fabrizio, che oramai diventerà, te lo dico subito, un cosentino d'adozione. Sì, assolutamente, tu lo sai. Beh, che per me stasera l'abbiamo deliziato con le polpette tipiche calabresi che fanno qui alla pizzeria. La prossima volta incominceremo con i piatti più forti, ma in questo aspetterò anche gli altri amici calabresi. Speriamo di portarlo in giro un po' in Calabria, perché lui viene qui per lavoro e ci tiene moltissimo alla nostra regione, quindi io mi auguro che da adesso in poi ci sarà qualcuno che contatterà la sua associazione, e se noi abbiamo potuto veicolare questa situazione siamo ben lieti. Grazie moltissimo. Grazie. Riccardo. No, grazie a te Anna Maria del contributo che hai dato, anche perché Polizia Aperta, come dicevi tu, è un'associazione a carattere nazionale ed è giusto che sia presente in tutta Italia, presente anche in Calabria. Abbiamo intervistato proprio Simonetta Moro di recente, bellissima donna dobbiamo dire, tra l'altro è anche in dolce attesa, e nulla, speriamo insomma di vedere presto anche due gemelli. Adesso, visto che si parla di due gemelli, si parla di famiglia, passiamo proprio la parola. Aspettiamo anche la tua presenza al Pride di Palermo e ti faremo conoscere anche gli altri colleghi del sud che stanno lavorando in Polis, e verrà anche qualcuno dal nord. Liberi TV sarà presente assolutamente, già in divisa ufficiale di Polis Aperta. Sicuramente, no, non mancheremo. Quindi Rete Genitori Rainbow, Fabrizio Paletti, dicevamo co-presidente di Rete Genitori Rainbow. Cos'è Rete Genitori Rainbow? Allora, Rete Genitori Rainbow è l'associazione che si occupa di fornire servizi, un'associazione di volontariato che dà servizi di sostegno e supporto ai genitori che si scoprono omosessuali o transessuali nell'ambito di una relazione eterosessuale, con dei figli ovviamente, certo. Essendo genitori, hanno fatto un percorso di vita normale, tradizionale direi, cioè quello che viene attribuito e in cui diciamo massimamente veniamo educati e ci riconosciamo, abbiamo evidentemente un desiderio di genitorialità, ci pensiamo conformi perché comunque amiamo il modello diciamo della famiglia, l'idea di fare dei figli, cioè la genitorialità è un istinto umano che a prescindere dall'orientamento sessuale e dalla conformità al genere biologico, quindi purtroppo per come è fatta la nostra psiche umana si può in qualche modo nascondere, non considerare, aver paura anche della propria orientamento sessuale, della propria non corrispondenza all'identità di genere biologico, e quindi ci si sente anche rassicurati a volte in delle condizioni, delle situazioni che sono quelle che conosciamo, certo. Che fino in cui siamo educati, che ci sono soltanto prospettate come situazioni giuste, corrette, in quali appunto riconoscersi, quelle di una famiglia e di fare figli. Però poi arriva un momento, arriva un momento in cui comunque si decide che insomma, la propria vita deve prendere un'altra strada, forse si sceglie la propria felicità e quindi poi si devono affrontare determinate realtà, e quella di una persona che si scopre diciamo sposato con famiglia e figli e decide poi di affrontare un'altra realtà che è quella invece di coppia omosessuale, cos'è questa voglia, cioè da cosa nasce, anche perché poi arriverà anche la fase del coming out che è ancora più dura nei confronti dei figli, nei confronti della propria moglie o del proprio marito. Hai toccato tutti i punti molto molto delicati. Si sceglie, cosa si sceglie? Io non posso scegliere una cosa che non scelgo un orientamento, certo. Sessuale, io in realtà scelgo di essere me stesso, nel momento in cui io che avevo un velo che non volevo vedere, che ero
preso dalle mie paure, ma a un certo punto scoppia questa necessità impellente, questo riconoscersi nel nostro orientamento sessuale, nella nostra identità, e non poter fare a meno di quella. Cioè, io non sono più me stesso se non mi vivo in una dimensione autentica. È quello che si sceglie di essere noi stessi, si accetta la nostra condizione come una condizione necessaria della nostra anima per poter essere bene, in pace con noi stessi. Ecco, allora a quel punto lì spesso può succedere, per una persona vista per caso di cui ti puoi innamorare, può succedere perché comunque capisci che questa cosa è dentro di te e non puoi più sopportarla, hai bisogno di viverla e non la vuoi vivere nascondendoti dalla tua moglie o da tuo marito, ma hai necessità di viverla alla luce del sole e anche con la consapevolezza dei figli. Nel momento in cui ti innamori, spesso succede che questo rapporto, questo sentimento forte, è un qualcosa che non ti fa più vivere, che non puoi vivere come se niente fosse, non puoi più celarlo. E quindi, diciamo, non è però soltanto un innamoramento, non è soltanto una perdere la testa, è proprio ritrovare noi stessi, ritrovare la radice di noi che era stata soffocata, che era stata non voluta, non desiderata. Ci abbiamo fatto veramente tutto, magari da piccolini, per evitare di guardare questo nostro lato che ci faceva paura, perché appunto, ripeto, l'educazione ci propone solo dei modelli che sono eterosessuali, che c'è una donna che sta con un uomo che sta con una donna, la donna che si comporta da donna, che si veste con abiti femminili, l'uomo che si deve comportare da macho, che deve essere maschilista, che deve essere dominante rispetto alla donna. E questi modelli si mettono in crisi, non sono giusti, non sono i modelli reali dell'interiorità di tutti, sono modelli imposti da delle tradizioni, dalla cultura, dal patriarcato, dal potere, dall'esercizio, cioè sono tutte cose che hanno retaggi di storia, di dominazione, di sopruso dell'uomo sulla donna, dell'uomo sull'uomo. E onestamente sarebbe anche l'ora di cambiare e l'ora di educare i figli alla diversità, al fatto che nell'umanità, nel genere umano, ci sono vari comportamenti, le persone siamo tutte diverse. Nel campo stesso dell'eterosessualità le condizioni di coppia sono tante e diverse, i rapporti eterosessuali sono tutti diversi, i rapporti, le persone omosessuali o transessuali, i rapporti di queste persone sono tutte variegate, tutte diversi. L'arcobaleno non ha 7 colori, ha 1000 colori, l'ha scritto oggi la mia copresidente Cecilia Davos, perché noi abbiamo deciso nella nostra associazione di avere 2 copresidenti e non soltanto un'unica persona che portasse avanti l'associazione in maniera principale. È una ricchezza anche questa per noi. Fabrizio, tu parlavi di diversità, tra l'altro io ci tengo a precisare, un amico che qualche tempo fa disse noi non ci riteniamo diversi, ci riteniamo unici, perché c'è l'unicità delle persone, perché dire diversità è un po' come dire tolleranza, ormai io abolisco anche la parola diversità, cioè nessuno secondo me è diverso, tutti siamo unici nei confronti degli altri e nelle nostre unicità portiamo arricchimento alla società, visto che comunque è gente che si lavora, gente che si contribuisce attivamente alla vita sociale, la famiglia comunque formata da genitori omosessuali, da lesbiche, da gay, sono comunque delle famiglie perché all'interno hanno l'amore che li lega, indipendentemente da quello che può essere considerata famiglia tradizionale agli occhi della società, anche se poi in realtà la società è pronta secondo me già a questo, che non è nemmeno un cambiamento, è solo la legge probabilmente che ancora non riconosce certi diritti. A tal proposito io volevo domandarti come si pone Genitori Rainbow per quanto riguarda la legislazione, legiferare coppie di fatto o eventualmente matrimonio. Ma ecco, hai affrontato tantissime argomenti interessanti, siamo tutti diversi, ognuno ha la sua storia, non ci sono etichette, non ci sono stereotipi, non è che bisogna per forza
forza aderire a un certo spregiudizio, e in questo anche il modello familiare per noi non è un dogma, anzi noi veniamo da un matrimonio, veniamo da una relazione eterosessuale, abbiamo avuto dei figli in quel contesto. Allora, un conto è riscoprire il proprio orientamento sessuale, la propria identità di genere e realizzare noi stessi nell'ammettere a noi stessi e nel dare agli altri, che sono poi le persone più importanti per noi, i nostri figli, dare informazione del nostro orientamento sessuale, della nostra vera identità di genere. Un conto è quello di ricreare una nuova coppia più o meno stabile, che possa avere dei presupposti di essere ancora una nuova famiglia. Diciamo, non vediamolo questo come un'esigenza. Ci sono delle situazioni fortunate dove questo accade, dove una persona ritrova una corrispondenza in un'altra persona di qualunque sesso, non ci interessa, di qualunque genere, che ovviamente che incontra il nostro orientamento, con il quale ricostruire anche un nucleo familiare. Ci sono situazioni in cui questo avviene, è possibile, e i figli nascono e crescono in una coppia, anche dove una delle parti della coppia separata, della famiglia allargata, può essere anche una coppia di uomini, una coppia di donne, laddove cioè la mamma o il babbo biologico del bambino legalmente riconosciuto ha un compagno o una compagna, come in una situazione di famiglia allargata. Diciamo che fino ad oggi, fino a pochi anni fa, queste situazioni erano totalmente sconosciute, non comparivano. E anche in Italia sì, però diciamo che si veniva da, essendo per omofobia condizionati a vivere in una relazione eterosessuale, prima di tutto c'era un'omofobia di base da combattere in noi stessi. Una volta fatto questo, accettarlo, dirlo ai figli, vivere in maniera trasparente con i figli, con i nostri compagni nuovi, insomma, sono passaggi che non sono così semplici e alla portata di tutti, perché purtroppo gli ambienti lavorativi, gli ambienti scolastici dove vivono i nostri figli, ci sono delle situazioni dove questo non è visto bene e viene con un pregiudizio considerato negativo, pervertito, cioè purtroppo ancora oggi l'omosessualità spesso viene considerata una malattia, una disfunzione, una mancanza, una carenza. La scienza medica ormai dagli anni 70 ha definito l'omosessualità una variante naturale e normale dell'orientamento sessuale umano. È dal 1978-79 che è stato eliminato dal manuale delle malattie internazionale l'omosessualità, il 17 maggio, il giorno in cui noi celebriamo la giornata contro l'omofobia. Però nell'accezione comune, nella ignoranza, nella non conoscenza che, e nel pregiudizio, nello stereotipo che viene attribuito a questo dalle persone comuni, normalmente questo non si sa. Certo. Non si sa, si considerano difficoltà. Ancora oggi i genitori scoprono il figlio omosessuale e lo mandano dallo psicologo perché, poverino, chissà cosa gli è successo, come mai è diventato omosessuale. Deve cambiare, perché comunque qualcosa che comunque non si conforma a quello che viene detto norma, quindi è anomalo, per cui deve essere cambiato, ma in realtà non c'è nulla da cambiare, questo c'è da dirlo. Io, Fabrizio, siccome il tempo scorre e volevo farti giusto qualche altra domanda, anche perché poi ci ha raggiunto Ivan Orrico, EOS Arcigeico Sense, che innanzitutto saluto. Ciao. In tema sempre di campagne contro l'omofobia nel mese di maggio, come EOS Arcigeico Senza cosa avete fatto? Anche perché voi mi pare che il giorno proprio dell'omofobia non avete fatto nulla, forse proprio perché comunque avete altre attività in corso e ne avete fatte altre. Sì, perché quest'anno abbiamo deciso di fare un cartellone in comune con le altre realtà del territorio e quindi abbiamo portato avanti una serie di attività. Sì. Per cui per esempio ci sono state delle presentazioni di alcuni libri, tra cui il libro di Vincenzo Perrelli, Soltre, che è stato presentato insomma qualche settimana fa, poi c'è stata anche la presentazione in sede RAI del libro di Pietrantoni, mi pare si chiama lui, il libro si chiama Cani Randaggi, ha vinto il premio Giara, che è un premio, sì, è un premio letterario, e anche lì abbiamo partecipato. Poi c'è stata anche una presentazione, un convegno sui diritti delle coppie di fatto a Crotone,
Abbiamo fatto in collaborazione con altre associazioni anche una campagna. Il 17 non abbiamo fatto nulla in realtà, perché in quella data l'associazione, il movimento Omocrazia si è occupato di portare avanti una campagna pubblicitaria fatta proprio da loro, per cui abbiamo cercato di favorire più la collegialità piuttosto che le sigle da questo punto di vista. Poi anche attività secondarie, per esempio siamo stati anche all'università a tenere una lezione nel corso di servizi sociali sull'omofobia, abbiamo fatto delle attività in sede anche su questa tematica, quindi insomma in realtà il cartellone è stato molto fitto e rappresenta un po', diciamo, un primo passo per una collaborazione che è stato sempre dall'inizio, da quando ci siamo insediati, un po' il nostro pallino, no? Quello di cercare di favorire l'integrazione tra le associazioni piuttosto che le bandiere, che alla fine... Ivan, siccome parlavi appunto di attività, qual è stato il riscontro invece tra coloro che invece non sono omosessuali e hanno visto invece voi manifestare in favore, insomma, dei diritti? Beh, è stato abbastanza buono, perché comunque soprattutto nelle manifestazioni più grosse, sì, no? Penso per esempio alle presentazioni dei libri, sì, soprattutto il RAI, insomma, là c'è stata comunque una presenza di persone esterne alla comunità LGBT molto forte, sì, per cui sì, per alcuni aspetti la partecipazione c'è stata, è stata cospicua. Poi dipende sempre anche dagli eventi, certo, da come vengono organizzati, insomma, in generale, ecco, anche uno dei punti di forza di agire in comune è quello che si riesce ovviamente a convogliare più risorse umane, più persone. Certo, no? Certo. A questo punto io, visto che parliamo di iniziative e di attività, io vorrei chiedere a Fabrizio cos'è questo Famolo Pride, che ho letto sul sito internet di Genitori Rainbow, che ricordiamo è www.genitorirainbow.it, e invito i nostri amici web ascoltatori non solo a visitare il sito, perché ci sono le attività di rete Genitori Rainbow, ma anche si possono sostenere le attività di Genitori Rainbow non solo iscrivendosi, ma proprio sostenendo economicamente, anche con il 5 per 1000 che si può donare. Poi diciamolo pure che sostenere le battaglie dei diritti di laicità non significa per forza essere gay, essere lesbiche, significa semplicemente sostenere delle campagne di laicità, di diritti, che significa uguaglianza dinanzi alla legge di tutti i cittadini. Quindi cos'è questo Famolo Pride? Allora, il Famolo Pride nasce come un'iniziativa, diciamo, che vedeva un attimo nel Pride torinese, che era dedicato alle famiglie, qualcosa in cui non poter sentirsi un po' troppo stretti. Ora, noi siamo famiglie, abbiamo dei figli, ma veniamo da un mondo eterosessuale, da una famiglia tradizionale, poi ci scopriamo omosessuali, le nostre vite cambiano, troviamo dei compagni, a volte non li troviamo, cioè non è necessario, diciamo, aderire per forza a un modello che ci vede in quel senso come una famiglia composta da due genitori o una famiglia ricomposta con una nuova coppia e dei figli. Diciamo che c'è una pluralità di situazioni che dipendono dall'evolvere nostro, delle nostre situazioni, e nelle quali a volte il conformarsi per forza a una situazione che sia così, la coppia binaria, la coppia di partner che allevano i figli, non è necessariamente una strada che è consona e che sta nelle corde di tutti noi. Ci sono genitori single, ci sono genitori in cui magari due coppie possono decidere di allevare un figlio insieme, due coppie di lesbiche, due coppie, o anche un singolo omosessuale o eterosessuale può donare il seme alla donna e avere un figlio. Cioè, le situazioni sono molto varie e diverse. I figli stanno bene in una situazione in cui c'è amore, in cui si dona a loro l'amore, cura, attenzione, si fanno crescere facendoli sviluppare una loro personalità, facendo attenzione ai educarli al rispetto della persona, all'amore, all'affettività. Questi sono i valori nei quali è
i figli crescono in maniera sana, positiva e sviluppano un atteggiamento giusto nei confronti della vita, del mondo e dell'essere umano. Ecco, non è necessario che ci sia una coppia di donne che eleva un figlio, una coppia di uomini, cioè le relazioni affettive, noi ci teniamo a dirlo, evolvono, i genitori sono genitori sempre. Se io ho un compagno oggi con il quale poi succede un'evoluzione e io non ci sto più bene, c'è una difficoltà nostra, ma noi rimaniamo sempre genitori di quel bambino, comunque sia da adulti, maturi e responsabili possiamo continuare a occuparci dei nostri figli e anche a garantire una vicinanza, prossimità di persone che sono state nella loro rete affettiva importanti, ma voglio parlare degli zii, dei nonni, a volte ci sono delle separazioni anche nel mondo eterosessuale dove le persone vengono allontanate, separate dagli affetti e questo non è giusto e non è corretto nei confronti dei figli. Allora diciamo, le situazioni sono tante e plurali, il Famolo Pride era nato per dire guarda, no, non è solo la famiglia della coppia omosessuale, della coppia lesbica che sono le situazioni migliori, non plus ultra, per la crescita dei figli, ma ci sono i genitori single, ci sono dei progetti di co-parenting, ci sono le separazioni, le coppie omosessuali anche possono andare in crisi e separarsi, ma non per questo non si rimane genitori, non per questo i figli non hanno diritto a vivere con le persone che l'hanno volute e messe al mondo, e le relazioni degli adulti possono evolvere, i bambini hanno sempre i loro genitori dietro. Ecco, questo vorrei dirlo con il rafforzando forse quello che è il messaggio del Famolo Pride che era stato inizialmente portato avanti dal Circolo Morris e dal Circolo Pink e da altre associazioni sul del Nord, ma anche dandogli un punto di vista nostro di genitori rainbow. Perfetto. Fabrizio, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, però negli ultimi 2 minuti che ci rimangono io ti chiedo, prima a te e poi a Ivan, quali sono i prossimi appuntamenti per Rete Genitori Rainbow, se vi vedremo anche al Pride di Palermo e non so, cosa dobbiamo fare per vedervi sempre di più e crescere? Dunque, noi abbiamo un piccolo problema che siamo poco visibili, per cui in realtà i nostri genitori si rivolgono a noi per essere assistiti, aiutati. Ci sono i nostri gruppi di discussione, di confronto che facciamo in varie regioni d'Italia. È ovvio che non tutti sono pronti ad arrivare con la bandiera in mano, a portare la spilletta e a andare a girone Pride. Noi lavoriamo molto sul sociale, con le scuole, con le strutture dei comuni, cerchiamo sicuramente di fare un'azione più dal basso che non spumeggiando nei Pride. Siamo stati a Torino al Family Pride e Famolo Pride, staremo la prossima settimana a Vicenza e a Roma nei Pride locali. Purtroppo non abbiamo abbastanza fondi per finanziarci i viaggi a Palermo e quindi non saremo presenti nel Palermo Pride noi come associazione nazionale. Daremo la bandiera ad alcuni soci che spero che la riusciranno a portare in giro. Aderiamo ovviamente al Pride nazionale, perché siamo un'associazione che supporta queste iniziative comunque, anche se non siamo fisicamente presenti. E il sud spero che cresca. Ho trovato nel sud una situazione molto chiusa, in cui c'è una grossa paura a venire fuori, a viversi quotidianamente, nel quotidiano, come omosessuali, come gay, come lesbiche, come coppie con figli. C'è delle difficoltà e spero che pian pianino, tramite il nostro sito, tramite il nostro forum a cui ci si può iscrivere in maniera anonima e gratuita, le persone pian piano facciano questi percorsi e capiscano che si può essere genitori e omosessuali e questo non toglie nulla ai nostri figli, non toglie nulla neanche a noi, e che poi si riesca pian piano con la serenità di vedere sempre più situazioni anche pubbliche come quelle di coloro che possono esporsi pubblicamente buone, che facciano questi passaggi anche solo nel loro piccolo. È importante, perché una relazione autentica con i nostri figli nasce dall'essere noi stessi di fronte a loro. Se ci vergogniamo di quello che siamo di fronte a loro, noi non possiamo, non abbiamo più strumenti, non siamo niente. E allora è proprio una necessità per noi viverci e dare ai nostri figli la fiducia di dare loro noi stessi, di poterli guardare negli occhi senza nascondere niente. Ecco, per noi questo è motivo fondamentale della nostra azione come politica, come associazione per i diritti delle persone.
Io ringrazio nuovamente Fabrizio Paoletti, co-presidente di Rete Genitori Rainbow. Do la parola a Ivan Orrico per sapere invece quali sono le iniziative in corso, quelle future di EOS Arcigay Cosenza. Allora, idee ce ne sono diverse. Il prossimo appuntamento in realtà sarà un reading che stiamo organizzando in collaborazione con un'altra associazione che si occupa di commercio equo e solidale. Nelle prossime settimane, attraverso il nostro sito, le pagine Facebook, comunque daremo ulteriori aggiornamenti. Io ringrazio anche Anna Maria D'Andrea di Polis Aperta per aver organizzato questo bell'incontro, e devo dire la verità, si è mangiato anche bene. Lo ripetiamo, speriamo di vedere presto Rete Genitori Rainbow in giro, come dicevamo prima, magari anche per i comuni, per le scuole qui in Calabria, perché ce n'è bisogno. Per il momento buon lavoro, iscrivetevi, sostenete Rete Genitori Rainbow, sostenete anche Polis Aperta. Devo ringraziare te, Riccardo, e la tua televisione per la sensibilità che dimostri ogni volta che, diciamo così, ti chiamiamo in causa. Polis sarà a Palermo, stiamo crescendo nel sud e questo è veramente bellissimo, è un sogno che per me si realizza, perché io mi sono avvicinata a Napoli, al Pride a Napoli, e posso dire che c'è difficoltà, ha ragione Fabrizio, il sud parte sempre in ritardo, però poi quando parte diciamo che il gap lo riesce sempre a superare. Ringrazio ovviamente i titolari della pizzeria Paradiso che sono stati affettuosissimi con noi, oltre che ci hanno fatto mangiare bene. Speriamo di rivederci presto. Riccardo, tu lo sai che quando vuoi contattare Polis Aperta siamo sempre a disposizione. Ringrazio Fabrizio per essere sempre affettuoso con noi. Liberi TV a disposizione di tutte le associazioni, ma Rete Genitori Rainbow, tra l'altro non è la prima volta che li intervistiamo, io sono contentissimo soprattutto che ci siamo conosciuti anche di persona, visto che questa intervista era, diciamo, in procinto da mesi. No, e poi comunque sia, io stesso sostengo Polis Aperta, perché penso che il progetto di Polis sia una grande sfida, quella di portare il valore delle diversità, il valore della tante sfaccettature della persona umana nell'ambiente delle istituzioni che ci devono difendere, che sono loro che devono proteggere il nostro diritto di essere cittadini. L'articolo 3 della Costituzione dice che la Costituzione garantisce il diritto dei singoli individui a realizzare la propria personalità, e se mi viene proibito di riconoscere il mio orientamento sessuale o la mia identità di genere, io non sono una persona completa. Allora, Polis Aperta fa questo grande lavoro di portare nelle forze dell'ordine, nella forza pubblica, questi valori, e per me è uno dei punti forti del movimento LGBT che va valorizzato e promosso, e sono fiero anche io di essere un socio di elezione per dell'associazione. Allora, ringrazio ancora Fabrizio Paoletti, Anna Maria D'Andrea, Ivan Orrico. A questo punto cedo la linea alla regia per il proseguo delle trasmissioni. Da qui è tutto, buona serata.